Sarà decisamente meno costosa del previsto la costruzione del nuovo carcere che sorgerà a Bolzano Sud. 7 le società e consorzi di imprese che hanno presentato le offerte alla gara d'appalto e se in origine erano stati stimati costi per un totale di 73 milioni di euro, ora si scopre che la struttura non costerà più di 35 milioni. A tanto ammonta infatti l'offerta più elevata, mentre la più bassa è di 27 milioni di euro. Il nuovo carcere avrà una capienza di 220 detenuti. Sarà con tutta probabilità l'esponente del PAT Walter Kaswalder, il successore di Diego Moltrer, alla carica di presidente del Consiglio regionale. Già nei prossimi giorni si terranno i primi colloqui tra le forze di maggioranza ancora scosse dalla morte di Moltrer. La carica di presidente del Consiglio regionale dovrà essere assegnata ad un rappresentante trentino, come previsto dal principio di rotazione etnica. A partire dal giugno 2016 passerà poi nelle mani di un rappresentante altoatesino di lingua tedesca. Novità nell'edizione 2014 del mercatino di Natale di Merano, che aprirà i battenti tra una settimana esatta. L'azienda di soggiorno ha infatti introdotto nel programma dell'evento un nuovo progetto denominato Alberi di Natale Merano Collezione 2014, che propone un percorso attraverso alberi firmati da 27 personalità note a livello nazionale ed internazionale del mondo della cultura, dell'arte e della moda. Tra i volti noti ingaggiati Renzo Arbore, lo stilista Elio Fiorucci e l'architetto Matteo Thun.